Siamo in compagnia di Tony Galmes, un illustratore che conosciamo perché settimana scorsa vi abbiamo parlato della sua tregua di Natale, un evento storico da cui ha tratto un libro illustrato magnificamente e proprio negli scorsi anni che questa sera prenderà vita a Palazzo Paure. Buonasera Tony. Buonasera a tutti. Tu arrivi dalla Galizia, dalla Spagna, però parli italiano. Sì, arrivo della Maggiorca, Maiorca, delle Maiorca. Isole Baleari. Isole Baleari, quindi insomma, diciamo che ci capiamo, riusciamo a Sì. capirci. E qui con te c'è il tuo fidato, come si può dire, quaderno per disegnare. Sì, sempre porto il mio carnet di disegni per fare gli sketchi e disegnare un po'. La tregua di Natale è un libro che io sono veramente felice che Donzelli ha fatto l'edizione, un'edizione bellissima, bellissima. Per l'Italia è stato scritto nel 2020 in catalano perché io parlo catalano, è la mia lingua, e anche in spagnolo. E la tregua parla, come voi sapete, dell'episodio storico della Gran Tregua di Natale dell'anno 1914 in piena guerra. Prima guerra mondiale, La grande guerra. la grande guerra che voi dite qua, dove i soldati tedeschi, i soldati inglesi o i soldati francesi hanno fatto una tregua il giorno di Natale Per giocare a calcio, no? per giocare a calcio, per non fare la guerra quel giorno speciale di Natale. Una storia magica, non so se è vero. Ma se non è vero, ben trovato, perché è una storia di pace, di amicizia. E sono veramente contento che non solo Donzelli ha messo gli occhi nel mio modesto testo con le mie illustrazioni, sino nell'associazione di qua di Lecco Dell'ANMIG, d'Anmi, assolutamente. che hanno fatto un evento veramente incredibile, hanno mobilizzato tante gente, tante uffici stampa, tante gente curiosi e amante delle storie belle. Allora, il tuo libro prenderà vita con un cortometraggio che verrà proiettato per la prima volta questa sera e poi però farà il giro di tutte le scuole della nostra provincia, a tutti i comuni anche della provincia verrà donato proprio dall'ANMIG una copia del libro di questa tregua di Natale nella speranza che si possa parlare di pace Di ai più pace giovani. in questi giorni che è tanto importante parlare di pace perché tanti paesi che sono in guerra. Sì, è stata veramente una sorpresa per me. Io non ho visto ancora il filmaccio, ma sono veramente interessato e sicuro che sarà bellissimo. E tutto quello che è mostrare il libro agli studenti, alle scuole, ai giovani per insegnare quello che è la cultura della pace, penso che è importantissimo veramente. Intanto noi ti stiamo vedendo all'opera, lui è uno dei tuoi personaggi di questo libro, della Tregua di Natale. Infatti è il personaggio principale che si chiama Tommy, che è un soldato inglese. E Tommy è il protagonista, possiamo dire così, il protagonista della storia, giunto con Gunther, che è un soldato tedesco. E loro, il giorno di Natale, durante la tregua, la tregua di Natale, si conoscono nel campo di battaglia e alla fine giocano ha un'unione per il calcio, no? Un rapporto entre l'Inghilterra e gli nemici, no? E questa storia è una storia bellissima. Soprattutto anche perché nella Grande Guerra, nella Prima Guerra Mondiale, furono mandati al fronte ragazzi giovanissimi. Giovanissimi, veramente, è una guerra sanguinaria. Per me non solo parla della pace, sino anche del calcio e dello sport come
come sistema di comunione fra la gente, no? Alla fine del libro Tommy gli dice al soldato tedesco, magari sarebbe bello di ci abbiamo conosciuto un'altra parte, non alla guerra, perché forse sì, non nel contesto bellico noi saremmo belli amici, no? E quello per me è lo più importante, come il calcio, anche il calcio une alla gente, non separa la gente, le squadre possono essere un punto di comunione. E certo, è questo quindi lo schizzo che stai facendo di Tommy, che adesso ha preso vita sul tuo quaderno con un pallone di cuoio, una sciarpa al vento e un sorriso durante una guerra, ma durante un giorno che tu racconti nel tuo libro, che qualche sorriso l'ha regalato forse anche per davvero ai soldati di questa tregua di Natale. Grazie Tony. Grazie a voi e buon Natale.